Via libera del Consiglio dei Ministri alla delibera sulla missione di supporto alla Guardia Costiera Libica per il contrasto al traffico di migranti. Abbiamo approvato quanto richiesto dal governo libico, dice Gentiloni, che smentisce così le indiscrezioni secondo cui Sarraj non avrebbe chiesto l'aiuto dell'Italia. Credo che sia molto importante considerare questo come un passo in avanti nella contributo italiano alla capacità delle autorità libiche di condurre la loro iniziativa contro gli scafisti e di rafforzare la loro capacità di controllo delle frontiere e del territorio nazionale. Il comando sarà affidato ad un ammiraglio a bordo di una delle sofisticate fregate di cui si è da poco dotata la Marina Militare. Il dispositivo sarà composto da 4 o 5 navi, altrettanti aerei, forse un sottomarino, droni e diverse centinaia di militari. Questo supporto può rafforzare la capacità della Guardia Costiera Libica e che questo può dare un contributo molto rilevante a non solo contrastare l'azione dei mercanti di esseri umani, ma anche a governare i flussi migratori che raggiungono il nostro Paese. Il provvedimento, martedì sera, sarà presentato al Parlamento. Sono convinto e mi auguro che il Parlamento, al quale verrà presentata innanzitutto nella sede delle quattro commissioni esteri e difesa, che poi voteranno separatamente, credo nella giornata di martedì, comunque la prossima settimana, mi auguro che questa decisione, per le potenzialità che offre, possa avere il consenso più largo del Parlamento e venga considerata dal Parlamento per queste sue caratteristiche, un'azione a supporto delle autorità libiche e un'azione che può avere conseguenze importanti per il contesto italiano e per ridurre il traffico orrendo di esseri umani che arriva nelle nostre coste.